Asfalti, pulizia, sicurezza, punti di aggregazione, Panaroni, di che cosa avrebbe bisogno secondo voi il quartiere di San Lazzaro a Fano? Sì, innanzitutto volevo ringraziare Fano TV che ci dà la possibilità di dire anche ai fanesi quello che il Movimento 5 Stelle fa all'interno del Consiglio Comunale. Appunto, come Movimento 5 Stelle noi siamo sempre stati attenti a quelle che sono le segnalazioni che ci arrivano dal territorio e nello specifico il quartiere di San Lazzaro ci è stato segnalato che effettivamente sono tanti anni che non viene fatta un'opera di riqualificazione. Andando a passeggiare nel quartiere ci si rende conto della pericolosità del quartiere stesso, ovvero ci sono le solite buche nelle strade pericolose non segnalate, ma soprattutto attraversamenti pedonali dove la segnaletica orizzontale nel tempo è completamente scomparsa. Questi attraversamenti non sono nemmeno attenzionati nelle ore notturne con un'adeguata illuminazione come è stato fatto magari in altri quartieri. Però girando in tutto il quartiere ci si rende conto che il piazzale Bonci dove c'era l'edicola non è stato più rimesso a posto, la viuzza Guasco che porta nei giardini non ha cestini, non è illuminata, lo sgambatoio che è stato fatto dall'amministrazione però non è adeguatamente curato, non è messo in sicurezza la parte esterna, tra l'altro è frequentato anche dai ragazzi che vanno alle scuole in quella zona. Ci vorrebbe insomma mettere mano finalmente anche in questo quartiere, che ricordiamo che è un quartiere molto popolato, fatto non solo di ragazzi che vanno a scuola, ma anche di gente che ci abita, di anziani, che non hanno un vero e proprio punto di aggregazione, perché lo stesso centro commerciale San Lazzaro non è proprio bene inserito nel contesto del quartiere generale. E avete chiesto anche più controlli? Assolutamente sì, i controlli fanno parte di quello che deve essere un'opera dell'amministrazione che dopo aver messo a disposizione della cittadinanza opere pubbliche ben conservate bisogna fare in modo tale che ci sia un adeguato controllo, però a San Lazzaro effettivamente manca proprio la base, cioè ci si rende conto che è un quartiere un po' degradato con scritte sui muri, con ripeto, la segnaletica inesistente, con i tragitti pedonali che sono invasi dalle auto, con la scuola arcobaleno, che ci sono rami secchi penzolanti pericolosi. Insomma, è un quartiere che da tanto tempo non è attenzionato e noi appunto in Consiglio Comunale vorremmo delle risposte per fare in modo tale che anche questo quartiere possa diventare un quartiere vivibile e sicuro da parte di tutti.